Domanda. Fratelli, ci è concesso chiedere notizie sui nostri amici, parenti, persone a noi care e ancora in vita? A te giunga il nostro saluto. A tutti voi piacerebbe conoscere nel bene e nel male le sorti altrui, ma altrettanto vi piacerebbe venisse detto, svelato di voi stessi? Pensateci bene, nel bene e nel male, poiché non vi può essere una divisione, una discriminazione fra le due opposte realtà, che poi sono una unica realtà, ma che per voi ha sapore diverso a seconda del punto verso il quale si orienta. Il fatto che vi venga tenuto nascosto il vostro futuro è, nella maggior parte dei casi, un'amorevole accortezza che il Signore nostro ha adeguato alla vostra fragilità. Inutile sofferenza sarebbe il tormento inflitto alle anime vostre il conoscere ciò che vi deve ancora arrivare, se non altro sotto forma di attesa, non solo dei momenti difficili, ma anche delle gioie, poiché sapendo in anticipo della loro fruibilità, si vivrebbe nell'impazienza del loro godimento. Invece, vivendo nel momento l'istante perfetto, si compie al meglio il destino di ognuno. Quindi non disperdete le vostre energie cercando di scrutare nel domani, ma vivete appieno attimo per attimo, così come viene dispensato dall'amore unico. Non spaventatevi qualsiasi cosa vi accada. Sappiate sempre che è un segno d'amore rivolto a voi, nella totalità di ciò che siete. Rare volte viene concesso uno sprazzo nell'ombra, ma è collegato alla necessità che in quel momento si configura per l'individuo. Ciò che sentite è solo paura di ciò che non potete controllare, ma l'amore non si controlla. Nell'amore si dissolve la paura. Siate sereni, nessuna ombra vi sovrasta, ma solo l'amore del Padre vi permea totalmente. A voi la pace. Amen.